Rientriamo all'ora 21:33, siamo in diretta, ci sono dei posticipi lì a Maccabi Haifa, Tel Aviv, non giocano. No, c'è il calcio femminile, la Cina ha battuto l'Islam. Grande partita, ovviamente tutti sono Cina interessati. femminile. Attenzione, tutti sono interessati a questa partita. Eccellenza, risultati, andiamo a vederli, Pietro, i risultati dell'eccellenza di ieri e commentiamo subito con Alfio questa categoria. Abbiamo le immagini ovviamente che arrivano per Sovere e Ciriverga, l'intervista anche a Luca Sanna, ma prima i risultati, eccoli qua, la sorpresa grossa ovviamente quella del Sovere e anche quella dell'Orso se vogliamo. Travagliato Valcalepio 0 1 San Giorgio, Castel San Giorgio, Sarnico 1-1, Colognese Folzano 2-0, Orsa Scanzo Pedrengo 1-1, Desenzano Palazzolo 0-1, Stezzanese Grumellese 1-1 e anche questa. Sovere Ciriverga 1-0, Nuvolera Ghisalbese 3-1, Valle Camonica Tellese 0-0. Alfio, prima commentiamo i risultati. Una grande vittoria del Valcalepio, direi che terza consecutiva, Ravasio. sì, per me non è una grossissima sorpresa comunque il pareggio dell'Orsa contro lo Scanzo, perché per me l'Orsa è una buona squadra e ha dei buonissimi giocatori e poi giocare a Iseo è sempre difficile. La vittoria del Palazzolo che chiaramente adesso allunga e quindi comincia a prendere un vantaggio di 5 punti che è molto molto importante visto che fra mi sembra 2 partite ha lo scontro diretto, quindi è chiaro che è importante. Certo che questa squadra come Palazzolo non convince nessuno, cioè non dici, Sì, lo so, no, ma sembra che quando l'affronti sono quelle squadre che dici la battiamo, e poi. sono d'accordo con te, però vedi che alla fine riesce sempre a vincere. Anche loro credo che abbiano avuto un bel po' di rigorini, comunque il Esatto. Palazzolo. Adesso non credo Uno che anche tutti, ieri. anche ieri. Poi le altre partite, chiaramente, sì, ecco Dai, bravo la nostra Angelo. vittoria molto, Giaccherini, molto dai. importante. Poi vabbè, il pareggio, come hai detto te, della Grumellese a Stezzano, sicuramente una Una sorpresa, sorpresa, eh? però lì c'è stato un grosso errore del portiere Grumellese negli A ultimi. 2 minuti della Sì, fine. è stato un grosso errore, altrimenti la Grumellese portava a casa i 3 punti. E poi pensavo obiettivamente che Valle Camonica vincesse la partita contro l'Adelese, che l'Adelese è una buona squadra, poi io credo che abbia un limite in fase difensiva, a qualche problemino comunque Lì con la l'Adelese. classifica, che adesso andiamo a vedere, molto nebulosa, chiamiamola così questa classifica, per tantissime squadre. Poi ci sono squadre che vanno bene, la Ghisalbese stessa. Che squadra è questa Ghisalbese? Perché ha battuto voi nettamente, era un periodo del Sovere mica tanto bello, però una squadra che fa 2 o 3 risultati, poi si ferma, anche ieri 3-1 netto contro. Sì, è abbastanza incostante come rendimento, però Nuvolera è una buona squadra, ha dei buoni giocatori e poi questo Sec lì davanti ha forza fisica e quindi se non riesci a contrastarlo nel miglior modo ti punisce perché veramente è una grandissima forza fisica e poi, ripeto, Nuvolera ha anche dei buoni giocatori. Valcalepio 31, un po' una sorpresa con questo allenatore giovane, deve aver 28-29 anni questo allenatore Ah, Massolini. Valcalepio è una buona squadra, comunque ha dei buoni giocatori, poi ha Sei Ravasio che adesso in queste ultime partite continua a far gol e sono gol tutti pesanti, Ma molto se molto posso pesanti. chiederti, Sì, se prego. ti aspettavi una situazione di classifica così? Per quanto riguarda, in generale, dici Sì, no, nel io. senso, per quanto Per il avevi Sovere. fatto campagna acquisti e così, pensavi di poter essere abbastanza tranquillo in classifica? Tranquillo? No, No, abbastanza, tranquillo, dai. no, allora io sai che io non è che mi sbilancio Cioè, proprio di eri tanto sicuro così. delle tue No, scelte? ti spiego. Allora, io te lo dico in maniera molto schietta e sincera. Se avessimo avuto tutti i nostri giocatori che si sono infortunati, io dico onestamente che noi eravamo in questo campionato al 7º posto. Ve lo Nuvolera, va dico in maniera. Guardando anche altri, In questo maniera. posso dire lo Sì, stesso. no, Chi ha avuto, hai no, capito? no. No, No, cioè ti no, no. dico. Ma Sovere, le Insomma, tutti Renzi, a centrocampo, Tomasoni e Donda adesso. Cioè, Donda, non è che si è fortunato Persoli. tanto per dire Armstrong, tanto di cappello per questi Sì, ragazzi, sì, però sì. ci sono Cioè, fortunati quelli che ci sono andati al Pedersoli. settore, E insomma. poi soprattutto tutti infortuni di trauma. Importanti, Da trauma e lunghi, Sì, ecco, questo è lunghi, un po', no, un po' la d'accordo. problematica. Poi dopo, venendo alla tua domanda, io dico che questa squadra sinceramente sta facendo ancora grandissime cose. E ai ragazzi, chiaramente, gli ho fatto i complimenti anche a Domenico perché sono stati veramente strepitosi, sia chiaramente lo staff tecnico che sta preparando bene. E perché obiettivamente, ripeto, magari a livello tecnico, no, però è stata una delle più grandi partite del Sovere da quando sono io a Sovere. Proprio a livello di intensità, di voglia, di determinazione, di umiltà, di sacrificio, di voler raggiungere il risultato, tutte queste componenti la squadra le ha messe in campo.
anche dopo l'errore, l'errore dell'arbitro, perché è stato un errore obiettivamente. Se non sbaglio, un po' messo anche lui, non pensava di avere il campo di Tomazzola. Secondo me hanno anche un merito in più, perché ci sono sempre anche voci abbastanza, cioè dighe, non è che sono sempre rassicuranti dal punto di vista del futuro e quant'altro. Dighe, che poi se vogliamo, e riescono a tenere fuori però queste situazioni. Che poi situazioni, se vogliamo, io come ho fatto l'intervista a Sana, eccetto le tre squadre davanti o quattro, poi tutte le altre società, se vogliamo fare voci possiamo fare su, voci su tutte, sì, ma ormai fa, è diventato ormai è quello lì. Vai guasta feste. Attenzione, Alfio lo sa, siete a 29. Sì, no, layout sono a 26. No, ma ci mancherebbe. Sì, no, va quello bene, che però si dice oggi potrebbe essere invalidato domenica. Per cui parliamone, perché io dico, ripeto, che fino a questo momento è chiaro che la squadra non c'è, 41 Sardico, che io non gli posso rimproverare niente, cioè nel senso, perché sta facendo veramente delle cose importanti, cioè visto anche la rosa ristretta che abbiamo in questo momento, e quindi questo. Poi è chiaro che ogni partita è difficile, questo, ripeto, questo campionato è molto difficile perché è molto equilibrato, è chiaro che bastano due partite che sei ancora in una situazione grave. Però io credo che la squadra sia una squadra che anche i ragazzi che avevano giocato poco hanno capito che possono essere importanti per questa squadra, lo stanno dimostrando, e quindi io veramente gli faccio i complimenti, perché vuol dire che si sono preparati bene, vuol dire che il gruppo c'è, vuol dire che anche le varie difficoltà che abbiamo, i ragazzi stanno cercando di capire, però è chiaro che non è sempre semplice capire le varie difficoltà, però loro si stanno comportando veramente, veramente molto bene. Adesso vediamo le immagini, chiedo a Pietro di mandarle, perché quello che hai detto è importante, i ragazzi che hanno giocato poco, i giovani, il Surini di ieri, l'Amson che sono entrati ieri, non serve che facciano i fenomeni quando vanno in campo, tengono il loro posto in mezzo al campo con la battaglia, e poi ci smettono gli altri bettari della situazione. Bravissimo. A fare la differenza, e quello è quello che è stato ieri, qua il pubblico con Calavretta, che lo salutiamo perché ovviamente segue sempre, ma un po' dai, anche questo ci vuole, perché i ragazzi, anche questo crea gruppo, no Alfio, penso che siano 3-10. Calavretta, ripeto, bisogna fargli i complimenti, perché è veramente una poi una tiratina all'orecchio ogni tanto, perché quando sì. Si ogni scalda, tanto bisogna trattenerlo un attimo, però quando l'arbitro ieri ha sbagliato, poi lui va a lanciare pezzi di bandiera, se sbaglia e va di là nel campo. Infatti l'ha capito, nel secondo tempo è stato sicuramente più tranquillo. Ecco. Questo gol annullato al Sovra, vabbè, c'è il gol annullato fino a un certo punto, ma era giusto annullarlo. Poi vedi il Cilivert, che anche nei primi minuti ha fatto queste palle dentro, dove Persic è stato bravo, qui è stato bravo Persic, questo è il gran qui gol. Qui ha fatto veramente un gran gol. Adesso lo rivediamo al replay. È stato, palla, bravo, palla stato bravo anche Manzoni. Manzoni l'ha messa dentro, e già ci aveva provato prima il Sovra, con una giocata del genere. Palla sì, larga. Sì. Sì, questo ha fatto veramente un gran gol, e bisogna fargli i complimenti. Al di là di Simonini, 95 porta, che qui poteva esserci anche non c'era, qui veramente non c'era niente. È difficile farla. Ma perché poi nel primo tempo il Sovra, per me, si era giocata alla pari contro questo Ciliverghe, e se restava, infatti ho detto a Luca, se resta Mazzola, poi sei mani al calcio, chiaro. Se resta Mazzola in campo è più facile che faccia Sovra il 2-0 che il Ciliverghe. Poi è ovvio che 50 minuti in uno o meno, chi è che ha mano il gioco deve essere la Ciliverghe, insomma, tutto sommato. Ma ci mancherebbe. No, allora. Perché fai i complimenti, ci ho già pensato troppo io. Queste sono le uscite ai Persico che dicevamo. Perché se qua non esci, quello là va a saltare in testa. Fare appunti o critico, quello che è, a chi c'è, comunque c'è. È bello, ma è giusto, quando ci sono, quando ci sono gli ospiti bisogna sempre ma dire è giusto, che sono anche perché bravi, possono rispondere. E poi criticarli quando non ci sono. Alfio prima ha detto anche quest'anno poi si siede, stiamo, Luca facendo, stiamo facendo delle cose importanti. Io sul Sovere adesso a 29 punti, 29 giusto? Sì. Uno più danno. Non avrei mai scommesso Alfio. È anche vero che comunque sei stato bravo e siete stati bravi a correggere in corsa la squadra, perché l'inserimento di Mattia Pedersoli in porta vi ha portato punti importanti, una serie, perché lì era nata la prima serie del Sovere. Bettari è stato un inserimento molto importante. È vero che soprattutto è un campionato di alto livello, soprattutto perché, come hai detto tu, sono mancati degli uomini forti,
ma non per una o due partite, ma per una serie di partite. Anche lo stesso Manzoni, che è rientrato, ma è stato fuori tantissimo tempo. Voi infortuni di poca durata non li avete avuti, questa è stata veramente una vostra sfortuna, però cioè, anche quest'anno no, perché cioè, quest'anno hai un punto in più di come hai finito il campionato dell'anno scorso. L'anno scorso avete avuto la fortuna di partecipare a un campionato che era qualitativamente inferiore, nettamente inferiore rispetto a questo. Qui se Arnaldo allargava si vedeva anche il colpo di testa. Era inferiore, ecco, nettamente no, però era sicuramente inferiore. E poi ma si vede anche quest'anno, è l'altro girone che alla fine è così. L'anno scorso, cioè, in questo campionato avrebbe fatto tantissima fatica. Sì, solo l'anno scorso probabilmente sì, avrebbe fatto sicuramente più fatica, anche perché anche Zanni sicuramente non era ancora pronto come è pronto quest'anno, e varie situazioni. Poi per quanto riguarda il discorso di correggere, non è stato tanto un discorso di correzione, ma proprio di necessità, cioè, nel senso che nella necessità è chiaro che se nella necessità, perché c'è stato questo grosso infortunio di Tomasoni che stava facendo bene anche quest'anno, e quindi non è che abbiamo fatto una correzione. Poi è chiaro che nella necessità devi cercare di prendere anche un buon giocatore, perché se nella necessità vai a prendere ancora un giocatore che non serve a niente, cioè a quel punto lì è meglio che non lo prendi. Come fa l'Inter? Ecco, più o meno. Ecco. Che voi avete votato per i tre giovani a Milano? Sì. No, io sono sincero, io ho letto su un sito. Allora, io non c'ero in quel periodo lì perché ero via in ferie. Il Sover, intendo dire, non te. È andato il nostro direttore sportivo Palamini, il quale... E io sono anche d'accordo con lui, perché sai che io sono un democratico e tutto, quindi non c'è nessun problema. Lui ha votato per i tre giovani. Io onestamente, io avrei votato per i due giovani. Perché io ho sempre votato per i due giovani comunque. Io ho sempre votato per i due giovani e sono coerente, ma non perché sono coerente, ma perché devo esserlo. Ma perché c'è... Che ritengo giusto che sia così. Poi mi va anche... Ma già anche i tre andava bene, secondo me. Già anche i tre... Poteva anche starci, se vuoi in eccellenza, far giocare i giovani. Io, Arnaldo, e anche te Paolo e Marco, e voi presenti, io ho sempre dichiarato una cosa, che in questo momento purtroppo, in questi anni qua, si è persa nei giovani, e quella, come si può dire, quella voglia di arrivare all'allenamento con la prima squadra, quella voglia di arrivare alla domenica, di essere convocato per la prima squadra, non c'è più. Adesso un giocatore perché giovane, discreto, sa già che sarà convocato per queste cose, e questo si è perso, questo è grave. No, il problema è che quello discreto sa già che gioca titolare, quello non discreto sa già che è convocato perché deve fare la partita. Bravissimo, e si è persa, ripeto, questo sapore della conquista, cioè, è quello che rende un giocatore normale un grande giocatore. Bravissimo, quello certo. Che dove il giocatore giovane che vedi certo. Che veramente ha voglia, ha amore per il calcio, così sicuramente riesce ad arrivare. Poi sono anche d'accordo sull'aspetto che magari tante squadre, tanti allenatori, magari il giovane non l'avrebbero fatto giocare, però ripeto, si è perso questa, e quindi io dico, per me i due giovani andavano bene, i tre benino, i quattro assolutamente no. Ecco, questo è il mio parere. Secondo te quanti giovani di quelli obbligati a giocare per la regola sarebbero veramente in questa categoria? Percentuale... Se ti dico il 20-25% mi sbaglio. Sì, io ti stavo dicendo il 30, però ecco. Ti stavo dicendo il 30. Uno sì. Su tre, no? Sì, che è già... sono anche un po'... Sei già largo. Sono già anche abbastanza largo, sinceramente. Sto guardando un po' lì, focalizzo sul sopra, Mazzola giocherebbe comunque. Perché Mazzola è fisicamente... Un 90, a parte un 23, fisicamente pronto, è un bel mastino, eccetera, eccetera. Poi Zanni probabilmente giocherebbe comunque, magari non sempre titolare, ma giocherebbe... Insomma, i giovani del sopra forse potrebbero giocare, anche perché poi ci sarebbe poi il problema di avere i vecchi... E poi i vecchi costerebbero qualcosina. Visto che c'è Alfio, cioè, diciamo anche che per chi segue la Juniores del Sovere, che è secondo in classifica, sabato si giocherà. Sabato questo o sabato dopo? No, adesso hanno fatto lo scontro diretto col Montello, hanno fatto 3-3. Ecco. 3-3. Perché ieri erano tutti lì al campo, mi sembra. Adesso c'è davanti il Foresto. Visto questo scontro diretto, e comunque vabbè,
però sei sempre un campionato provinciale, ripeto, stanno facendo molto bene. Tanti complimenti a Tita, che oltretutto veramente Tita lo fa i complimenti, perché è uno di noi ed è uno onestamente dei pochi allenatori, ma qua non perché, che veramente lavora con Sana, cioè nel senso, se Sana gli chiede un giocatore lui è felicissimo, fa di tutto per, cioè c'è questa grande unione e non sono tanti, sbagliando si sbagliano, penso che dare un giovane intendiamoci vai. Perché io sto combattendo, ho sempre combattuto in questi anni questa cosa che è molto negativa, ripeto, perché è molto molto negativa, come si può dire, c'è poca unione tra i vari allenatori. Ognuno vuole vincere come squadra. Separazione, e questo non va assolutamente bene, perché va a scapito anche del ragazzo e anche della stessa società che investe, e quindi questo bisogna dire. Hai chiamato Luca Sana, ci sono ricordato che c'era anche Tristina con il mister Luca Sana, andiamo a sentirlo prima di passare poi alla promozione. Io spero di avere Alfio sicuramente, anzi l'avremo, abita qua a Clusone, se non riusciamo a averlo qua, insomma, prima della fine della stagione, sperando di una salvezza magari al sovra, anche tranquilla, e poi parleremo anche del futuro delle nostre squadre, se vogliamo. Però adesso Luca Sana, andiamo a sentirlo, a fine partita, ovviamente raggiante. Luca Sana, a fine partita, grande vittoria questa. Grande quella di domenica contro la Dellese, ma questa contro il Ciriverghe, per tanti fatti, per il gol del vantaggio, per la grossa prestazione dei giocatori, per l'espulsione affrettata, per il Ciriverghe, scusa. Chiaro, in 9 anni credo che questa qua sia stata la vittoria veramente più bella, tra virgolette, in assoluto, perché è venuta con un cuore di questi ragazzi veramente impensabile. Oggi avevo tra i 6 e i 7 giocatori titolari, evidentemente titolari, perché comunque sono i giocatori che fanno la differenza. Siamo rimasti in 10, mi si è stirato anche il ragazzo Hansong, ho giocato 20 minuti su Rini con i crampi, non avevo evidentemente cambi, perché credo che l'hai visto anche tu, Poiatti e Mostabini oggi erano solo seduti in panchina per non farli sedere evidentemente in tribuna, perché non potevano giocare. Quindi io credo che veramente oggi abbiamo toccato l'apice, credo che oggi abbiamo fatto 3 punti pesantissimi in chiave classifica. È chiaro però, Arnaldo, che dobbiamo cercare di recuperare qualcosa, perché non so domenica evidentemente se riesco a tirare insieme 11 giocatori. Non sto scherzando, perché comunque 3 domenica non ci saranno comunque. Mazzola espulso, squalificato, Bettari quarta, Marchetti quarta, Ian Song che si è stirato e quindi non so se lo recupererò. Me ne entreranno 2 evidentemente, Zucchelli e Fenaroli, quindi me ne mancano 2, dovremo evidentemente trovare e inventare ancora qualcosa con i ragazzi della Juniores. Però Luca, dai, dopo 2 vittorie consecutive si va a Grumello, nel calcio si deve fare punti da tutte le parti quando vuoi salvarti, però insomma, anche se arrivasse la sconfitta poi ci si giocherà ancora in casa al prossimo turno. Chiaro, è evidente che andremo comunque per giocarci la partita come ce la siamo giocata oggi, perché comunque visto che anche oggi la Stezzanese avrà giocato, non lo so come, ma penso come noi, ha pareggiato con la Grumolese, quindi nel calcio, come dicevi te, ci può stare tutto. È evidente che anche al completo con una squadra importante avremo comunque delle difficoltà, quindi forse è meglio recuperare alcuni giocatori importanti, evidentemente in chiave Castei, San Giorgio in casa mercoledì. Comunque ci andremo, tireremo insieme comunque una squadra importante. È chiaro che 6 punti, come dicevi tu, con Dellese e Ciriverghe oggi sono veramente tanta roba, e devo veramente ringraziare questi ragazzi e dedicarla, se vuoi, a tutti quelli che oggi sono fuori. È venuto il Legrenzi a trovarci, Tommaso domani avrà l'operazione ai crociati, Pedersoli che è ancora messo male, quindi la dedichiamo a tutti quelli che oggi avrebbero voluto essere in campo e che purtroppo non ci sono stati per causa evidentemente infortuni. Però questa è la forza del gruppo, perché al di là delle prime 3 in classifica forse avranno anche altri budget, altre cose a cui puntare, tutte le altre squadre magari i loro problemi inizieranno. Lo Sovra ha fatto vedere invece con Pedersoli sotto la tribuna a incitare Legrenzi in tribuna, a incitare i propri ragazzi, insomma chi non c'era ha voluto comunque farsi sentire. Questo è il gruppo del Sovra, a meriti tuoi ovviamente anche Luca. Sì, vabbè, chiaro, noi con tutti noi, con la società, credo che questa sia la cosa importante su cui abbiamo lavorato in questi 9 anni e ancora quest'anno con tantissimi giocatori nuovi. Ormai credo che la maggior parte di questi siano riusciti a mettere la maglia del Sovra addosso, e forse al di là di tutto questo sia una cosa veramente importante. Come dicevi te, oggi ha vinto il gruppo, ha vinto una squadra importante, si sono aiutati tutti, e quindi credo che il lavoro più importante per noi credo sia questo, a prescindere poi di giocare bene o male a calcio, anche se oggi evidentemente siamo stati costretti ad interpretare la partita così. Sai, siamo andati su 1-0 in 10 col Ciriverghe, cosa dovevamo fare? Dovevamo solo difenderci e provare evidentemente in un contropiedi o calci piazzati a fare il 2-0, e quasi ci riusciamo, perché credo che al di là di tutto
seppur la loro supremazia territoriale, l'occasione più bella l'abbiamo ancora avuta noi con una gran parata evidentemente sul tiro di Bettari. Però dai, andiamo avanti così Arnaldo e lavoreremo in settimana per trovare una squadra importante ancora per domenica. Ultima battuta, è difficile scegliere oggi il migliore in campo perché in questi 11, 10, 14, tutti quelli che hanno giocato è difficile scegliere il migliore in campo. Se vogliamo io ti chiedo su due nomi, Bettari che per me in questa categoria non ci deve stare, ci deve stare qualcosa sopra, e questo Zani 95 che sembra seguire le orme di Fatì. Ma sono d'accordo con te, credo che stia dimostrando di essere veramente all'altezza di Fatì, anche sotto l'aspetto della determinazione e cattiveria rispetto al Fatì, magari meno tecnico, però c'è qualcosa in più secondo me, lo sta dimostrando, perché 10 punti grazie a lui con 4 gol credo che siano molto pesanti, tra l'altro tutti con le bresciane, 10 punti su 29 è un bagaglio importante, evidentemente sta ragazzo si sta impegnando molto, sta ascoltando evidentemente tutti e quindi bisogna dargli merito. E poi Bettari, come dicevi tu, chiaro, filosofi, è riuscito ancora una volta a trovarci questo ragazzo, si è inserito dal primo giorno immediatamente, ha una personalità fuori dalle righe, credo che anche oggi l'abbia dimostrato alla grande e come dicevi te forse meriterebbe anche categorie superiori. Bene, grazie mister Sana, allora abbiamo sentito, vogliamo perché abbiamo la promozione, abbiamo l'intervista di Meta Contardi in prima categoria, la promozione, chiedo a Pietro di lanciare subito i risultati e subito anche le immagini, grazie alla Cavarnese Calcio che ci dà del campionato di promozione. Mi devo ripetere, il campionato più lofe, come diciamo, di tutte le categorie, già chiuso, non c'è nulla di aperto, se non forse sapere chi andrà magari a fare i play-out, ma... mancano piccoli dettagli. Brusaporto ha nettamente vinto il campionato, però non leggo neanche i risultati, no, ma non leggerli, sono lì da vedere. Abbiamo già fatto i complimenti al Sellero perché è la squadra sicuramente che in questo giro di ritorno ha ribaltato completamente lo scenario della propria situazione. All'andata perdeva partite al 90esimo, forse anche con la Fara aveva perso in casa 1-0 con un gol nel recupero, sembrava maledetta questa cosa, nel ritorno ha registrato la difesa, non prende più gol, segna il gol necessario per chiudere la partita, sa rinunciare a Cominelli che è un giocatore che magari ha fatto poco quest'anno ma è sempre comunque meglio averlo. Mi dispiace per la Sebigna, penso che il verdetto di retrocessione sia se non scritto quasi, perché non vedo quale potrebbe essere l'alternativa. Intanto il Villongo, che secondo me si sta preparando, io voglio leggerla così, il Villongo secondo me si sta preparando per i playoff. Intanto sa che arrivare primo è impossibile, arriva secondo, cerca di arrivare atleticamente e mentalmente non scarico come succedeva a altre squadre in passato e li vince a mani basse. Adesso c'è anche Fabio Bonacina, tanto per cambiare, che faceva benissimo in Serie D, figuriamoci adesso per fare l'eccellenza l'anno prossimo. Contro quello che dice Paolo, dico che la situazione della classifica è più, sorride di più alla Sebigna in promozione che agli amici dell'Unica Futura in prima categoria. Sì, no, beh, quello, cioè l'Unica Futura, io ti dico che la partita persa ieri è veramente la partita che non dovevi perdere, perché si parla di una squadra che in questo momento ti ha staccato e la forbice, cioè hai voglia di andare a prenderla in Brescia. Marco, aspetta che ci arriviamo adesso. No, no, ma è per dire che comunque la situazione è... La Fara è lì, è vicina, e se tu hai preso la Fara, i play-out, adesso li fai. Cioè perché Li fai perché la Forza e Costanza ha preso il largo, la Gandinese ha preso il largo. Ha preso il largo però a 21. E la Forza e Costanza. Sì, perché era messa male, ma adesso la Forza e Costanza ha fatto due vittorie, credo, consecutive. Però, sì, però a 21 punti contro 13 sono 8 punti. Ne parliamo, fra tre partite. Esatto, sì, è ovvio, okay, Marco, certo. Rimandiamo, quante partite hanno fatto? 13 punti. Ovviamente. Qua viviamo la giornata, E di cui quei 13 lì, 8 all'inizio, nelle prime 7-8, perché poi non ne sono più arrivati i punti per la Sebigna. Ieri era importante la partita. Per me faranno la stessa fine queste due squadre. Un Foresto demotivato. Però... Adesso andiamo a vederci le immagini di Gandinese e Cavarnese. E ieri, almeno gli uomini di Gandinese, quello che dovevano fare, l'hanno fatto. Doppietta di Massarini e gol di Borlini. Alfio, insomma, questi. È il minimo sindacale, dai. Massarini, se sta bene in questa categoria. Cioè, questa categoria è devastante, cioè... Mi sei detto questo Borlini che insomma è un giovane che insomma, ha fatto certe categorie importanti e deve fare la differenza, cosa che finora onestamente non la facevano. Radici ha detto ieri, l'ho visto in un'intervista, ha detto: ho avuto le risposte dei miei giocatori, adesso speriamo di andare avanti. Certo, un po' tardi, bisognava forse avere le prime le risposte, però c'è sempre tempo per almeno... Il Gandino è già una bella cosa. Pronti via, insomma... Che poi è un 3-0 netto, abbiamo sentito anche Zanchi ieri a dire la vittoria meritata della Gandinese, però vabbè, abbiamo sbagliato un rigore, ci hanno annullato un gol che probabilmente c'era, anzi sicuramente c'era il gol,
insomma, magari così 3-0 netto non è, però la vittoria della Grandinese è meritata. Quando si vince 3-0 di solito, bene o male, dei meriti grossi ci sono. Qui stiamo vedendo un po' la partita Grandinese, ovviamente in maglia bianca, la Gavarnese in maglia rosso-verde. Questo è l'altra palla dentro per Masserini? Sul filo del fuorigioco, forse sì. Oltre, non lo so. Vabbè, comunque. Questo è il 2-0. Poi arriverà anche il 3-0 di Borlini. La Gavarnese, probabilmente, quello che si è capito, non è esistita nella prima frazione di gioco. È ovvio, importante, ossigeno importante per questa Grandinese, perché... Noi l'abbiamo detto, Paolo, che poi che ce ne vogliono, non ce ne vogliono da Gandino, ma non mi sembra, perché tante volte quando li vedi... Ma noi commentiamo i numeri e... In questo campionato la Grandinese è un po' come il Sellaro, deve fare quel campionato lì, né di là né di su. È però... un anno di grandi trasformazioni rispetto al passato, ci sta che si debba pagare dazio, magari i giovani purtroppo sono la croce e la delizia, mettere insieme... le cose non è sempre facile. Poi mi risulta che Gandino abbiano un progetto di fare un gioco uguale per tutte le squadre, quindi è un progetto che indubbiamente un po' lo paghi, però ecco, 22 punti mi sembra comunque un po' pochino per una società di questa tradizione, soprattutto nel girone di torno dove sono stati inseriti Masserini e Borlini, che insomma ti hanno alzato di molto il tasso tecnico della squadra. Qua ottima parata del portiere della Gavarnese, e poi penso che arriverà il gol, poi passeremo anche alla prima categoria, arriverà il gol di Borlini. Eccolo qua, presumo. Che se non sbaglio sia questo, infatti, con la fortuna sul calcio. Bella l'azione, poi ha avuto anche la fortuna che ci vuole. Il fatto che Radici capisce che il ragazzo aveva bisogno di segnare questo gol, ha capito l'importanza di questa rete, non per la partita ma per lui. Per chiudere, secondo te... Perché per me è meglio che abbia vinto la Grandinese, non me ne vogliono quelli della Gavarnese, perché tanto la Gavarnese abbiamo sempre visto. Ma la Gavarnese è lì. E dunque la Grandinese aveva bisogno di uscire, è meglio che sia andata così. Foresti sarà arrabbiato? Perché comunque era un derby. Secondo me no. Ma anche per i rapporti di buon vicinato ci sta, dai. Cioè, che ci sia rivalità. C'è il rapporto di buon vicinato secondo te tra Gavarno e Gandino? Ma sì, dai. Sì, no, so che Foresti è amico di Radici, questo sì, però è chiaro che quando ti incontri... E di solito Gandino è sempre stata la sorella maggiore della Gavarnese. Sì, però è chiaro che le partite cerchi sempre di vincere, poi è chiaro che sono d'accordo con voi, in questo momento era molto più importante per la Gandinese, le motivazioni erano sicuramente maggiori, e infatti l'hanno dimostrato anche sul campo, però ripeto, la Gandinese ha questo giocatore che è Masserini, che se sta bene, che riesce a dare continuità ai suoi allenamenti, può essere devastante in questa categoria. Prima categoria, andiamo a leggere i risultati, poi le immagini ovviamente di Bieno Biancamuno, questo 1-1 che Paolo ha già deciso come è stata la partita. Partitaccia. Partitaccia, vabbè, comunque, vabbè. Strano un derby partitaccia, che rivalità ci dovrebbe essere tra queste due formazioni. Comunque Albano Falco 1-0, Baladello Gorle 2-3, Castellese Casazza 0-3, Ranica Clusone 1-0, lui Cagliani è un altro di quelli che gollettino, poi non subisce e alla fine porta a casa i tre punti. E attenzione a Ranica. Nembrese, Fiorente Grassobbio 0-1, Selvino, Unica Futura 1-0, quanti 1-0 e 0-1 che ci sono stati? Bienno, Biancamuno 1-1 e Vertovese, Calcina Teso 1-0. Attenzione anche alla Falco di Chiodi, perché insomma adesso sta rientrando in un giro... Sta rientrando in un giro pericoloso. Io partirei invece però da Baladello Gorle, andiamo a vederci le immagini. Pietro, mandami le immagini da Benedetta Contardi, abbiamo queste immagini, 2-3 acceso. Acceso anche sulle tribune, acceso comunque sul terreno di gioco questa partita, doppietta di Caglioni per la formazione del Gorle, con il Baradello che due volte è andato in vantaggio, prima 1-0 poi 2-1, alla fine si è fatto anche superare. Forse è il limite di questo Baradello, non lo so, io purtroppo l'ho visto giocare una sola volta al Baradello quest'anno contro il Bienno sul campo neutro di Pianico. È una squadra che sta facendo secondo me un ottimo campionato in un torneo difficilissimo, perché almeno 7-8 squadre sono tutte più o meno dello stesso livello, poi possiamo sindacare che il Casazza abbia qualcosina in più, però Casazza, Vertovese, Ranica, Baradello, sono tutte squadre molto importanti, e la differenza quando c'hai Caglioni dalla tua parte, la differenza la vedi e la fai. Forse ecco, il Baradello non ha un solista o comunque un giocatore di questo nome, di questa importanza, che nei momenti difficili ti sostiene e ti fa la differenza, forse la differenza è questa qua. Perché poi sul fatto che magari Carobbio non sia esattamente un Mourinho, va bene, per carità, però io vedo tanti allenatori che caratterialmente non sono dei fenomeni, eppure le loro squadre le fanno giocare comunque bene, con grinta, con carattere. Quindi... Ovvio che ieri mancava il Caglioni del Baradello, che è Michele Filosofi, ovviamente la punta davanti, l'uomo che deve tenere su palla, deve, quello che abbiamo detto quest'anno nel Baradello, la punta che riesce a tenere su palla, riesce a tenere su la squadra, però...
però questo non è una scusante per la formazione del Baradello. Quello che sto vedendo è che Filicetti non è che rientra molto nei titolari nelle ultime giornate di campionato. Per me, io uno come Filicetti non rinuncerei mai. Visto che li stanno facendo ruotare tra lui e Franchina, vedo che ogni tanto gioca Franchina, ogni tanto gioca Filicetti, ma posso essere anche d'accordo con te. Per una squadra che non è cattiva, come il Baradello, sotto, io uno come Filicetti. Servirebbe, sotto, sul piano della cattiveria. Sotto, dopo sai, bisogna conoscere un po' tutte le dinamiche che ci sono durante la settimana, tutto è chiaro che Filicetti ti dà forza, ti dà colpo di testa, ti dà anche personalità. Quindi è chiaro, però sai, ripeto, bisogna conoscere un attimo. Esatto. Ma è chiaro che questa sconfitta è una sconfitta un po' pesantina, perché due volte in vantaggio e poi alla fine qui è un grosso errore. Oh, ma che brutto gol questo. L'ha sbagliato, ero convinto fosse gol. Però dico, è una sconfitta abbastanza importante sotto determinati aspetti. Sì, ieri Guariglia a Caglioni ne hanno fatte di tutti i colori, dentro, infatti una squadra forse è stata un po' troppo lunga. Guarda che qua non puoi fare la palla così, no. Ecco, io Franchina, un bel fisico, un bel giocatore, in quel ruolo lì in mezzo al campo per me insomma è troppo lento. Io lo vedrei bene, comincerei centrale, difensivo. A fisico, ormai il passo, all'esperienza. Sì, no, può essere. È l'unico ruolo alternativo che può avere. Cominciare a retrarlo questo giocatore, perché comunque ha tecnica, perché da dietro può far partire anche l'azione, perché è tutto sommato. Perché poi, visto che comunque sono gli episodi, le situazioni, le palle inattive, avere un giocatore alto in fase difensiva, in fase offensiva. Esatto, e più dinamismo magari poi in mezzo al campo. Questo non è fuori gioco, se non sbaglio, ma bisognerebbe vedere, perché il portiere era anche davanti. Però il portiere era davanti, non so, bisognerebbe vederlo bene. Bisognerebbe vederlo bene. Poi, ovviamente, secondo me il Baradello, come è bello, perché il Baradello è bello, se vogliamo, paga un po'. No, vabbè, Maria, adesso in questo caso qua è che è stato un grosso errore. Cioè, il difensore deve accompagnarlo, non deve cercare di togliere il pallone. Cioè, sono stati fatti degli errori, sinceramente, su queste situazioni qua, che bisogna stare più attenti se vuoi arrivare nelle prime posizioni della classifica. Questo mi sembra abbastanza evidente. È ovvio che poi paga un po' anche le giornate di quei giocatori che sappiamo che sono sempre stati così, perché sennò sarebbero in altre categorie. Camanini, soprattutto, e El Quardì sono magari giocatori che una partita ti fanno vincere la partita, e la partita dopo... Dà un po' l'idea di essere una squadra narcisistica, cioè ogni tanto si specchia della sua bellezza. Quando arriva lì... Cade. Esatto. Quando arriva lì per cogliere la mela... Forse per quello che poi ti dico, che sono d'accordo anche con Paolo, anche con te, che forse magari un Filicetti sarebbe importante, perché queste categorie qua, sì, va bene la tecnica, va bene, però è molto importante la sostanza. Cioè, hai capito, se non hai un Caglioni... ma chi ce l'ha un Caglioni? C'è il gol, e poi non è che altre squadre obiettivamente hanno, però il gol andrebbe bene anche in eccellenza, cioè, tanto per dire, quindi cioè io l'avrei preso Caglioni. Caglioni ha fatto bene anche l'anno scorso a Scanzo, sì, 12 gol nonostante lui sia un personaggio. Io infatti sinceramente fossi stato lo Scanzo io l'avrei tenuto, cioè io, però ripeto, hanno fatto una scelta diversa che poi hanno dovuto poi... a novembre hanno cambiato poi anche il giocatore, no? Perché aveva preso Biaval al posto di Caglioni, poi hanno dovuto riprendere Consolazio. Esatto, Consolazio. Però ripeto, Caglioni è meglio sia di Consolazio che di Biaval, cioè, ecco, parliamoci chiaro. Quindi ripeto, quindi in questa categoria secondo me ci vuole sostanza, forza, determinazione, e quindi forse un Filicetti lo metterei sempre in campo. Una personalità così importante, ripeto, come bisogna conoscere, poi certo bisogna conoscere in una categoria come Angelo la segue, delicata come questa, perché o sei il Brusa Porto, che allora puoi anche fare i giocolieri, a questo punto hai capito, perché ne hai 11 porte, o in un campionato equilibrato come questo, Casazza, Vertovese, Ranica, Baradello, eccetera eccetera eccetera, purtroppo io non devi steccare. Ho visto anche Caglioni a Esine, è un bel... Rompe i maroni. Rompe i maroni, è la parola, cioè, è la parola giusta. Ho avuto paura per un attimo. Guarda, ma giocatore questo. Ho avuto paura. Qualsiasi categoria tu lo metta, ovviamente dall'eccellenza, non più su. Dall'eccellenza in giù fa bene sempre. Cioè, ma senso, anche perché... proprio con l'arbitro, cioè, richiede sempre punizione, sì, rigore. Sì, sì. Cioè, uno potenza che fisica. Grande esperienza, potenza fisica. Può fare la punta da sola, può fare la seconda punta, eccetera. Adesso sentiamo l'intervista a Calobio, ovviamente sconsolato dopo la prestazione di ieri, la seconda sconfitta consecutiva. Poi andremo a vedere le immagini anche di Bienno e Piancamuno. Ma prima a Calobio.
Purtroppo si ripete, siamo un po' sulla falsa riga della partita domenica scorsa, primo tempo comunque discreto dove potevamo anche magari chiudere la partita, e un secondo tempo sinceramente disastroso, nonostante quando hanno raggiunto il pareggio siamo poi riusciti a riportarci in vantaggio, e a quel punto lì bisognava riuscire a tenerlo. Invece proprio ho visto una squadra con poche idee, poco lucida, ripeto, sulla falsa riga della partita di domenica. Quindi due brutti secondo tempo che stanno rovinando questo buon inizio di campionato fino a queste due partite. Adesso dovremo per forza riprenderci, anche se chiaramente adesso sarà molto più dura. Questa sensazione nel secondo tempo di mollezza, senza una squadra che è in vantaggio nella posizione che siamo in classifica, secondo me con le motivazioni che abbiamo dovevamo mangiarlo il campo, cioè, invece no, abbiamo dormito su tante situazioni, la palla ci scottava nei piedi, non la giocavamo più. Poi chiaramente il gol di contro, che è una buona squadra, invece ha preso coraggio e ci ha castigato. Queste sono quelle, ne parlavamo proprio, calcinate e gol sarebbero state due partite di quelle proprio da prendere con le pinze, e le abbiamo perse tutte e due. Sì, beh, di prendere con le pinze sono tutte le partite, ovviamente anche con l'unica la prendi con le pinze, perché visto anche ieri Salvino, vittoria 1-0, insomma, squadra ultima classifica, squadra che ha pochi punti, che Galattini ha già retrocesso praticamente in seconda categoria, però oggi quando va in campo praticamente devi sempre prenderti con le pinze. Certo che il Paladello, calcinate e Gorle, ha fatto 0 punti, doveva farne minimo 4 secondo me. E domenica la partita? Casazza Paladello? Sì. Domenica vi devono far vedere effettivamente di che pasta sono fatti. Pronostico di Galattini su Casazza Paladello? 1. Io dico 1. Ragionevolmente 1, ragionevolmente, però. Nel la terza sconfitta consecutiva del Paladello, che da quando è arrivato fa sempre la differenza. Con gli errori difensivi, perché sì, se prendi gol da Caglioni dall'altra parte avrai Marcandalli, che non è da meno. Esatto. Quindi se commetti questi errori e non risolvi in settimana questi problemi qua, rischi di prendere un'imbarcata anche a Casazza. Esatto, sarebbe la terza consecutiva, poi sarebbe un po' dura. Poi l'obiettivo sarebbe diventato solo i playoff. Il pareggio con la partita in meno andrebbe bene al Paladello, secondo me. Sì. E poi le partite che andranno recuperate, insomma, ricordiamo, mercoledì scende in campo la Serie D, poi domenica tutta in campo, poi la mercoledì dopo invece scende in campo l'Eccellenza per il turno infrasettimanale. Immagini di Bienno Piancamuno per questo derby di 1-1 che Paolo ha seguito, anche Marco ovviamente segue sul calcio Camuno. Ci aspettavamo o una o l'altra, e invece né una né l'altra. Sì, io ho visto velocemente il DVD che, diciamolo, ringraziamo la società del Bienno che mette a disposizione queste immagini, le abbiamo viste, non pare essere stata una grande partita, forse, non lo so. Pensi che fosse per quello che c'era in gioco, che non si è sbloccata? Sicuramente perdere avrebbe dato molto, molto fastidio, perché c'è una rivalità, Marco tu lo puoi confermare, perché ne hai avuto il sentore, sì. Una rivalità che magari non è storica, perché il Bienno è in prima categoria da quest'anno, quindi non c'è una storia che ha messo di fronte queste due squadre. Ed è un Bienno che comunque, secondo me, in seconda non si sono mai neanche trovati. Ambisce magari ad arrivare davanti al Piancamuno, sarebbe già un grande successo. Però io ho visto, per quello che ho visto, insomma, una gara abbastanza deludente. Tante azioni create da palle inattive, vediamo il Piancamuno con queste punizioni di Odelli, ma lo stesso Bienno con Rinaldi che scodellava in mezzo, quindi partita abbastanza bruttina sotto l'aspetto dello spettacolo. Marco? Ma allora ieri, dal pareggio di ieri, quello che sicuramente deve essere più deluso è il Piancamuno, perché comunque che in settimana il presidente Cristian Maggioni mi ha detto che il loro obiettivo è la salvezza, ma io ripeto che se il tuo obiettivo è la salvezza costruisci una squadra tipo quella di Angelo. È falsa, e no, ma certo che è falsa la dichiarazione, no? Ma certo che è falsa. Come è falsa, falsa anche quando il Bienno dice la stessa cosa, sì, come quando lo diceva la Vertovese, perché cioè, no, ma dopo... Bienno però, Marco, ha qualche ragione in più, una neopromossa, certo che ha qualche ragione, cioè, come l'unica cosa, no. Ma da neopromosso fai sempre l'obiettivo salvezza, no. Sì. Non è che hai preso i Marcandali, certo, eccetera, hai preso bei giocatori, ma il discorso è per allora quello che se, vero, se fosse vero quella cosa lì, dovrebbe essere anche vero il fatto che il presidente ha detto appena siamo salvi cominciamo a inserire i giovani della juniores. L'hai visto una volta te quella cosa lì? È l'uno. Lui vuole raggiungere i 40, adesso ne mancano 8 di punti. Sì. L'uno fino lui ha sempre detto: io ai 40 punti mi ritengo salvo. Fino alla fine del campionato. Certo, ovvio che c'è molta pretattica, molta.
Angelo, allora bisogna anche vedere, prima di tutto uno non è obbligato a mettere i giovani. No. Io vedo che il biennio ha una squadra allievi prima in classifica, una squadra giovanissima prima in classifica. Buttare al macero i giovani non serve a niente. Non serve a niente. Ma non ho mica fatto. No, allora Gualeni, sì, ma Gualeni non è un allenatore stupido. Che non gli piace mettere i due, lui li mette se ritiene che sono se adeguati. Gli servono. Altrimenti non è obbligato nessuno a mettere i giovani. Cioè, tu li metti perché sei obbligato, perché l'anno scorso i giovani non li mettevi neanche. Ma non faccio che il discorso di presidente ha detto che appena che il punteggio lo consentiva, mi direte i due. Questo io dico. Questo è il gol. Okay. Una dormitona lì in mezzo clamorosa. Il discorso, ribadisco, che... Ma Salvetti cos'ha? Salvetti è rientrato a fare allenamento, sì, è da 6 partite che manca e nonostante tutto è ancora capocannoniere del giro. Adesso non so ieri come sia andata, però cioè, era ancora capocannoniere fino a sabato. È un giocatore sicuramente importante, però fra queste due squadre, siccome io questa settimana sono stato molto criticato dai dirigenti del Piancamuno per le mie affermazioni che secondo me... Non ho detto niente di male. E lo ribadisco, per fortuna abbiamo sempre le registrazioni di tutto quello che si dice, così uno non può dire questo ha detto questo, è una cosa inventata. Io se prendo uno a uno i giocatori del Piancamuno, ti dico che secondo me il Bienno rispetto al Piancamuno ne ha 3 che sono superiori, gli altri sono meglio quelli del Piancamuno, quindi se sono lì a pari punti in classifica c'è qualcosa d'altro. Qualcosa bisogna anche questo pensarci. È rigore. Dopo sono scelte. Se il Bienno ha fatto una squadra comunque più giovane, perché cioè, parliamo di Bellesi e Tolotti. Dubbio, molto dubbio. Bellesi e Tolotti da una parte e in difesa e Cemmi e Zani 90-92. Cioè i papà. Questo arbitro che indietreggia, cioè, ma esce addirittura dall'inquadratura, ma io non lo so, cioè se sei deciso che è il rigore, per me il rigore non c'era perché Stefani ha avuto una fretta di dare, a uno che non ha fatto neanche a tempo a capire che gli arrivava la palla. Possono darlo al Milan un rigore così, ma l'arbitro esatto, era per chiudere la puttana. Cioè, se possiamo rivederla poi questa azione qua. Quasi Stefani quei gol lì li faceva. Fammi dire ancora una cosa, Arnaldo. Ecco, torniamo dietro sul rigore, così sì. Te lo vedi, Paolo. Io ho passato 4 anni. Poi siamo in chiusura. 4 anni nella società Piancamuno, sono stati 4 anni bellissimi. E forse perché mi dicono: perché tu critichi? Torna dietro ancora un po', Pietro, che lo vediamo bene. Mentre Paolo. Quando tu vuoi bene a una realtà, poi sei sempre anche più critico. Più no che sì, questo rigore per no, me. No, assolutamente. L'avrà toccato anche col braccio, ma è contro il corpo. Un tiro, esatto, braccio aderente al corpo, un tiro ravvicinato. C'era l'altra azione, forse c'era. Quello dopo? Quello... No, forse prima. Prima, perché lì, quella, adesso non so se prima o dopo, lui allarga un po' le braccia. Invece qua, sinceramente, non c'è. Sì, ma poi questo arbitro che indietreggia, mi fanno ridere. Marco, stavi finendo? Scusa. Stavo dicendo che alla fine... Uno può dire questo, può dire quello, ma alla fine il succo è che anche quest'anno molto probabilmente la quinta non andrà a fare i playoff e quindi se finirà così per qualcuno sarà un altro fallimento, che si dica, però cioè, questo è stato il mio pronostico già da tempo fa, per me sarà così perché le squadre che sono davanti hanno qualcosa in più del Bienno e del Piancamuno. Comunque, per chiudere, diciamo comunque che noi possiamo magari non essere d'accordo su tante cose o fare delle critiche su alcune cose, ma anche i dirigenti ovviamente possono essere d'accordo con noi per tante cose e questo è bello, secondo me, la nostra trasmissione, che a me piace quello, avere il confronto e avere anche le risposte alle domande che diamo, perché tante volte noi magari prendiamo per scontato una cosa e poi ci sono dietro delle altre sfaccettature che allora si vede in un altro modo. Però il bello è quello di confrontarsi, noi poter dire le nostre senza dover dire sempre bello anche quando perdi 5-0, sei stato sfortunato, è l'arbitro, eccetera, eccetera, e anche magari subisci le critiche, questo è il bello del nostro calcio. Io ringrazio perché siamo in chiusura, 22:18 ormai,
Alfio Filosso, presidente del Sovere. Buonasera. Proseguiamo, Alfio, sempre con la grinta di ieri. In campo Angelo, Marco e Paolo. Ciao, grazie a tutti. L'appuntamento con loro è a lunedì prossimo, altra puntata. Ricordiamo, in settimana la Serie D scende in campo durante la settimana, poi domenica torna in campo, mentre la settimana prossima ci parleremo un turno infrasettimanale importantissimo per quanto riguarda l'Eccellenza. Buona serata a tutti da parte di Aldo Guadagni. Situato nel cuore della Val Camonica, l'allevamento cinofilo della Valgrigna offre un'ampia selezione di cuccioli e adulti di razza Cocker Spaniel inglesi, oltre ad un'eccellente genealogia di Springer Spaniel, belli da vedere ed efficaci cacciatori. Siamo in grado di fornire soggetti importanti, ma ad un prezzo contenuto, prodotti esclusivamente da noi con l'affisso riconosciuto ENCI della Valgrigna. L'allevamento propone inoltre un dettagliato servizio di pensione, dotato di box con paddock esterno e ampi spazi per la passeggiata giornaliera. Per maggiori informazioni visitate il sito www.allevamentocinofilovalgrigna.it. Discrezione e comfort. Il tuo vecchio tappeto è denaro contante. Da Adamello Tappeti, presso il centro commerciale Adamello ad Arfo Boario Terme, il tuo vecchio tappeto persiano vale di più. Informati subito. In questo periodo da Adamello Tappeti è scattata l'operazione supervalutazione del vostro tappeto usato. Cambia il tuo tappeto, rinnovi subito la casa e fai un grande affare. Adamello Tappeti, presso il centro commerciale Adamello. L'inverno si avvicina e la GRG Gomme di Grandis Roberto invita la gentile clientela a controllare i propri pneumatici. Non aspettate l'ultimo momento. Fate montare i vostri pneumatici invernali o, se non li avete, rivolgetevi con fiducia alla GRG Gomme. Sapremo proporvi pneumatici di qualità a prezzi concorrenziali. La GRG Gomme si trova a San Lorenzo in via Vogno 20. Telefono 0346 73 706. GRG Gomme, perché la vostra sicurezza è per noi la cosa più importante. Importante.